Ispirazione quotidiana. Oggi rendo magico ogni mio istante. Ispirazione di oggi. Come promesso, oggi parliamo di Novalis. Ieri abbiamo sfiorato l'ambito, il genio di Caspar David Friedrich, il grande pittore romantico che ci ha stimolato a cercare e trovare le nostre immagini interiori. E a questo proposito mi viene in mente, a corollario di quanto abbiamo visto ieri, una frase bellissima di Blaise Pascal che dice: tutti i problemi dell'uomo nascono dalla sua incapacità di stare seduto in una stanza. Ecco, penso che appunto sia un ottimo corollario rispetto alla contrapposizione tra immagini esteriori e immagini interiori che abbiamo visto ieri, contrapposizione tra il frenetico movimento compulsivo, movimento isterico, movimento delle immagini esteriori e la calma geometrica, armoniosa con cui possiamo dipingere, come Caspar David Friedrich, le nostre immagini interiori e da lì comprendere con probabilità, oltre che esprimere la nostra unicità. Oggi abbiamo un altro grande esponente del romanticismo, Novalis, poeta Novalis, che ci restituisce questo bellissimo aforisma. Lui parla di romantizzare, vi anticipo. Cioè render romantico, rendere spirito romantico, cioè quando io faccio questa serie di azioni che ora vado a leggere, ecco che io inietto in esse lo spirito romantico, ovvero le romantizzo. E dice Novalis: quando conferisco all'ordinario un senso elevato, al quotidiano un aspetto misterioso, al noto la dignità dell'ignoto, al finito, una parvenza di infinito, lo romantizzo. Ma cosa significa romantizzare? Significa, dal nostro punto di vista, mettere la nostra anima e il nostro spirito in ogni evento quotidiano. Render magico ogni momento. Il conferire trovo che sia veramente, oltre che essere chiaramente un'espressione puramente romantica, cioè il conferire all'ordinario un senso elevato, cioè un senso straordinario, è proprio quell'azione del soggetto romantico che porta la sua anima nella realtà, la trasfigura, la trasforma a sua immagine e somiglianza. Trascende gli aspetti materiali e materici e scientifici, positivisti, si sarebbe detto nell'Ottocento, per ritrovare quel magico, quel misterioso, da lì tutta la riscoperta da parte del romanticismo di tutto ciò che è magico e misterioso, incluso il magico e misterioso del Medioevo, per esempio, comunque attingere a quell'altra sfera che è oltre la sfera della ragione, la sfera della razionalizzazione, la sfera illuminista, la sfera scientifica, quell'altra sfera che è l'uomo, che plasma l'identità dell'uomo, che oggi abbiamo completamente dimenticato dal punto di vista della degenerazione poi del paradigma scientifico positivista. Perciò, ripeto, seguendo Novalis, vi invito a oggi, come ispirazione, a conferire all'ordinario un senso elevato. Trovare quel magico nascosto in ogni piccola azione che avviene, in ogni piccola interazione che avviene, in ogni movimento addirittura del volto dell'altro. Conferire al quotidiano un aspetto misterioso, un enigma dietro ogni evento il più ordinario che ci capita, cioè quel qualcosa di magico che connette l'interazione stessa, l'essere insieme in quel momento, l'incontrarsi o il vivere quella specifica situazione, la più anonima possibile, cioè quanto più anonima possibile essa sia o quanto possa essere. Conferire al noto la dignità dell'ignoto. Non pensare sempre alla routine, vivere la vita come una routine, ma quella routine ci mostra quello stesso mistero della nostra esistenza, l'ignoto.
e soprattutto conferire al finito, cioè a ogni aspetto della nostra giornata, conferire volontariamente anche solo una parvenza d'infinito.